Sapevi che l'albero di Natale sintetico è un'invenzione dell'Ottocento? Oggi non riusciremo davvero a immaginarci un Natale senza alberi di Natale sintetici perché rendono tutto molto più semplice. Ma in origine l'albero di Natale nacque come albero vero, non sintetico. Quindi, quando è che comparvero i primi alberi finti? Nacquero attorno al 1880 in Germania per una ragione estremamente pratica, cioè gli alberi veri erano ormai quasi finiti. Questo perché, come ti ho raccontato già in un altro video, è proprio in Germania che nacque la tradizione dell'albero di Natale. I primi alberi sintetici erano realizzati con piume d'oca tinte di verde e legate insieme per simulare i rami dell'albero. L'invenzione piacque immediatamente e la moda si diffuse arrivando anche in Inghilterra, quindi ancora sotto il regno della regina Vittoria. Il problema però era che questo genere di albero aveva una struttura molto esile e riusciva a reggere solo decorazioni molto leggere. A cavallo tra 800 e 900 fu un'azienda inglese a risolvere il problema e progettò un nuovo albero, di fatto molto simile a quello che usiamo oggi. L'azienda si chiamava Eddie's Brush Company ed era diventata famosa per aver prodotto il primo spazzolino da denti. Anche agli spazzolini nell'Ottocento, dedicato un video, lo trovi sul mio profilo. In pratica progettarono dei rami fatti come le setole di uno spazzolino e così ci regalarono il lusso di un albero finto e resistente a cui possiamo appendere tutte le decorazioni che vogliamo.